Benvenuti a Remus Questioni di Conoscenza. Dopo una lunga indagine dedicata alle verità storiche sulla vita di Gesù Cristo e di Maria Maddalena, la nostra inchiesta ci porta sulle rive della Francia prima e a Rennes-le-Château dopo. Perché? Perché qui trova collocazione una chiesa del mistero. Una storia misteriosa che avvolge la Bessonnière è un tesoro nascosto che potrebbe essere una chiave interpretativa di quella che potrebbe essere l'evoluzione storica della discendenza di Gesù e della Maddalena. A questa e ad altre domande cercheremo di dare risposta questa sera. I nostri compagni di viaggio, che ringrazio della loro presenza, Giorgio Baglietti, scrittore, ha approfondito molto la storia di Rennes-le-Château, ha scritto un libro e è un profondo conoscitore degli avvenimenti storici di questa vicenda. Mariano Tomati Santoniolo, anche lui scrittore, ha curato moltissimo l'indagine sulle verità storiche di Rennes-le-Château, ha pubblicato anche alcuni opuscoli, una guida e soprattutto uno di quelli che lasciatelo definire, potrei definire il sito più interessante internet che si possa trovare nel web a proposito dei misteri sul Rennes-le-Château. Grazie ad entrambi di essere venuti e di accompagnarci in questa inchiesta. Dunque, cominciamo dal principio, Baglietti. Ho detto nell'introduzione, la nostra lunga indagine partita sulle verità storiche di Gesù Cristo e poi di Maria Maddalena ci conduce prima sulle coste francesi, che ipoteticamente dovrebbe essere l'approdo della Maddalena, dopo i fatti della crocifissione, e poi a Rennes-le-Château. Perché? Io credo sia una concatenazione di fatti che però non si basano su nulla di concreto. A Rennes-le-Château, nei dintorni di Rennes-le-Château, la presenza della Maddalena è forte a livello nominale. Ci sono cascate della Maddalena, sentiero della Maddalena, chiesa di Maria Maddalena. Però il discorso si limita a questo. Non vi sono fonti storiche attendibili, ritrovamenti che testimoniano il fatto che Gesù Cristo o Maria Maddalena abbiano transitato in quei luoghi. Questo è fondamentale dirlo subito per evitare speculazioni sul quale si è detto tantissimo, come giustamente diceva prima. Io sono dal 1986 che mi dedico a questa ricerca di Rennes-le-Château e in tutti questi 22 anni ho visto veramente tante mode passare a Rennes. E non ultimo questo aspetto religioso, che però, ripeto, non ha nulla a che vedere con qualcosa di tangibile. Sta di fatto che la chiesa è intitolata Santa Maddalena, sì. E tra gli aspetti misteriosi della storia della Bessonnière, che all'improvviso con danari di dubbia provenienza ingrandisce il progetto di Rennes-le-Château, costruisce anche una villa Betania. Villa Betania è anche riconducibile a quella ormai famosissima unzione di Betania, che potrebbe essere l'episodio in cui Maria Maddalena, con un gesto simbolico, incorona Gesù Cristo. Quindi un altro tassello importante che unisce la storia della Maddalena a Rennes-le-Château. Ma il personaggio in assoluto più misterioso di questa vicenda resta proprio la Bessonnière. Tomatis, chi è questo personaggio e perché è così misterioso? Bessonnière è il parroco di Rennes-le-Château dal 1885 fino al 1917, anno della sua morte.
e il collegamento tra Soniera e la Maddalena è strettissimo, un po' perché eredita dal suo precedente parroco la chiesa di Maria Maddalena, la fa restaurare in modo splendido, con colori che forse oggi paiono quasi un po' pacchiani, ma per l'epoca era qualcosa di sontuoso, fa costruire una villa e una torre, entrambe in qualche modo, almeno nominalmente, legate alla Maddalena, perché la villa, come diceva, la Villa Betania, in onore di Maria di Betania, la città di Marta e Maria, e la torre addirittura si chiama Torre Magdala, che è la città appunto da cui veniva Maria Maddalena. Ogni cosa richiama a quella storia. Ma riavvolgiamo il nastro di questa cassetta, facciamo un passo indietro e poniamoci la prima domanda di questa sera. Chi volle ingrandire, rendere grandiosa questa chiesa e perché? Costruito tutto questo. Io solo posso sapere quanto mi è costato e quanta mano di Dio è servita e quanta lotta. Il mio segreto è una lunga storia. ...1982. All'improvviso scoppia il caso internazionale di Rennes-le-Château. Tre autori inglesi, Lincoln, Bagent e League, scrivono un libro che diventerà un bestseller, The Holy Blood and the Holy Grail. La loro ricerca prende il via dalla storia di un prete di paese che sfida le convenzioni e diviene protagonista di una particolare vicenda. 1962. Uno scrittore francese, Robert Charroux, cita per la prima volta nel suo Trésor du monde enterré et muré englouti il paese di Rennes-le-Château e il segreto del suo tesoro. 1967. Un giornalista, Gérard de Sède, scrive L'or de Rennes ou la vie insolite de la Bessonnière, dove Rennes si consacra palcoscenico per una trama misteriosa che non è ancora conclusa. Montazel, 11 aprile 1852. Montagne della catena dell'Aude. Qui nasce Béringer Saunière, primo di sette fratelli, figlio di Joseph Saunière, economo dei terreni del marchese di Casmayol. Il giovane Béringer si avvia alla vita ecclesiastica, studia nel seminario di Narbonne e in quello superiore di Carcassonne, ove è anche ammesso al corso di filosofia. Nel 1879 è vicario ad Alais-les-Bains, in attesa di una sua parrocchia. Dopo una piccola esperienza all'Éclat, diviene nel 1885 curato di Rennes-le-Château, un luogo che resterà per sempre legato al suo nome. In soli 12 anni, l'abate trasforma una chiesa fatiscente in un fastoso complesso edilizio. Restaura la chiesa, il presbiterio, il cimitero, costruisce una passeggiata, un giardino d'inverno, uno studio e una biblioteca, oltre a una villa che non abiterà mai. Con quali soldi poter realizzare tutto questo? Questa domanda segna l'inizio del mistero. Dunque,
Baietti, l'abbiamo sentito, in soli 12 anni la Vaissonnière ha la capacità di trasformare questo tranquillo, sereno, anonimo per certi versi, luogo di campagna in uno dei luoghi più misteriosi del mondo, un luogo in cui si intrecciano storie che riguardano la storia dei Vangeli, che riguardano le guerre medievali e per la supremazia del potere in Francia. Com'è possibile che in soli 12 anni questo luogo, a meno di campagna, René-le-Château diventi poi il fulcro portante di successi editoriali, di successi anche cinematografici, ma soprattutto un luogo così misterioso? Partiamo dall'attualità. René-le-Château è un luogo, come giustamente ha detto, famoso in tutto il mondo ormai. Sono poche case abbarbicate su questa collina di 500 metri d'altitudine nella sperduta provincia francese. Non c'è un albergo, vi è un piccolo ristorante che prima era stato incendiato, quindi non c'è veramente nulla. Difatti molte persone, adesso andrò il 1° maggio a Rennes, mi chiedono di accompagnarvi, fare delle visite guidate, ma per mia fortuna io ho a disposizione un alloggio proprio davanti alla chiesa René-le-Château, ma altrimenti bisogna andare chilometri e chilometri nella valle perché non ci sono alberghi. Questa è già la prima cosa strana, perché uno va in un luogo famoso, una speculazione diciamo di turistica, niente, vi sono due piccole librerie, come dicevo c'è un bar ristorante e un ristorante molto piccolo e basta, non c'è nulla, nient'altro. La gente del paese molto spesso evita di parlare di questo, oppure se lo fa segue diciamo un determinato filone. Io un amico si chiama Serge Colmeniero che segue un filone legato ad esempio al discorso del castello, perché non si è mai posto l'accento su questo castello, Rennes il castello, René-le-Château vuol dire il castello di Rennes. Il castello di Rennes è un luogo dove pochissime persone sono riuscite ad entrare e quelle poche, tra le quali di questo mio amico Colmeniero che abita a René-le-Château, mi ha parlato di una sala visigota bellissima dove vi sono antiche armature, antiche armi, dove dipartono una serie di cunicoli che probabilmente passano tutto sotto il paese, addirittura si parla di una galleria che congiunge il castello con a Costa Usa, con altre località. Comunque vi è un ingresso di una galleria che io ho visto che è all'ingresso del paese, però ecco, già sul castello se ne parla pochissimo. L'attenzione si basa essenzialmente sulla chiesa, sulla Tour Magdala, su Villa Betagna, che oggi sono di proprietà municipali, e opera di questo parroco. Tomatis, tutte le attenzioni si concentrano sulla chiesa per un motivo se vogliamo semplice: la Vaissonnière in 12 anni, con un ingente capitale, con una grossa somma di denaro, perché non può essere altrimenti, riesce a rendere grandioso questa piccola chiesetta di campagna, almeno così lo era fino a 12 anni prima. E il mistero ruota tutto intorno a questo. Dove riesce a trovare i soldi per fare un'impresa di questo tipo e che cosa lo muove? Cominciamo da qui. Secondo lei che cosa muove la Vaissonnière nel voler rendere così grandioso questo luogo che fino a 12 anni prima era avvolto dal totale anonimato? Se noi andiamo a leggere la vastissima letteratura sull'argomento troviamo centinaia di risposte diverse, perché ogni autore ha proposto ipotesi diverse. Qual è stato il percorso che ho fatto io? Io sono andato all'origine, alla radice. Chi va a Carcassonne, agli archivi della diocesi, trova le lettere manoscritte di Saunier, in cui Saunier, di mano propria, racconta qual era il suo scopo, qual era l'obiettivo che si era dato. E l'obiettivo è quello che i sacerdoti dell'epoca si davano quando facevano queste grosse costruzioni: fare una vita agiata e soprattutto lasciare, dopo la sua morte, la villa, questo grosso parco, alla diocesi per costruire una casa di riposo per sacerdoti anziani. Progetto che invece naufragò miseramente quando lo Stato francese emise una legge laicista di separazione tra lo Stato e la Chiesa, e lui, per evitare che lo Stato gli portasse via questo edificio, lo intestò alla sua governante, in questo modo anche sconvolgendo un po' i rapporti con il Vescovo, e quindi il progetto fallì. Ma queste erano le intenzioni originali espresse dal parroco stesso. Concentriamoci allora sulla Vaissonnière, perché fu proprio il suo stile di vita discutibile impostazione a costargli poi alla fine l'espulsione dalla Chiesa. Nonostante questo, però, tra virgolette, diciamo, il danno era fatto. René-le-Château ormai era diventato un luogo battuto da
persone che hanno interesse nell'esoterismo, persone che hanno interessi anche politici. Ecco, in che modo entra nella storia di René Le Château la politica? Saunier si fa subito riconoscere per la sua appartenenza politica. Appena arriva in paese, recita durante una messa domenicale un'omelia infuocata in cui suggerisce ai presenti di votare per i monarchici contro i repubblicani. Vincono invece i repubblicani le elezioni, lui viene addirittura sospeso dall'incarico ed è costretto ad andare a fare l'insegnante lontano da René Le Château perché non ha più lo stipendio. Questa impronta fortemente monarchica, fortemente reazionaria di Saunier lo seguirà tutta la vita e non è un caso che nei grandissimi registri che ci sono a disposizione, con tutti registrati uno per uno tutte le entrate e le uscite del parroco, che io sono riuscito a procurarmi di nuovo a Carcassonne, microfilmati con grande accuratezza, i mittenti di queste grosse somme di denaro sono sempre istituti religiosi, famiglie della nobiltà, nobili ormai decadenti che vogliono un po' frenare questa ormai laicismo imperante. Su René Le Château infatti fanno un'enorme leva alcune sette, possiamo definirle così, che vogliono in qualche modo sostenere la vena monarchica francese, sostenendo addirittura una improbabile propria discendenza. Ma torniamo al tesoro. Quello che potrebbe essere stato l'enorme quantitativo di denaro che la Bessonnière avrebbe utilizzato per rendere René Le Château così grandiosa. Di che cosa si tratta? Qual è la sua natura? È possibile che il parroco avesse trovato un tesoro sotto la chiesa? Oppure questo tesoro aveva una provenienza di tutt'altra natura? Questa è la domanda. Dal libro di Charroux. Pertanto c'è un tesoro a René Le Château, un autentico tesoro che fu trovato 50 anni fa dal curato Béranger Saunier, il quale, dopo averci messo mano, lo lascerà come testamento alla sua perpetua, la graziosa Marie Denernot, che lo lascerà a sua volta al signor Noël Curbut. Secondo gli storici di Carcassonne, la genesi del tesoro risalirebbe al febbraio del 1250. In questa data, la rivolta dei pastori sferrata nel nord della Francia dal misterioso signore d'Ungheria era al colmo e l'onda dei servi e dei pezzenti spiegava verso mezzogiorno. Bianca di Castiglia, reggente di Francia, venne a René Le Château, che si chiamava allora Rede, per mettere al sicuro nella possente cittadina il tesoro della Francia, che era minacciato insieme dai pastori e dagli intrighi segreti della nobiltà. Da notare che la cittadella di Rede era considerata inespugnabile ed era sita sulla strada per la Spagna, dove Bianca di Castiglia sapeva poter trovare rifugio in caso di pericolo. È possibile che il curato abbia trovato un tesoro che abbia poi potuto rivendere nei suoi frequenti e documentati viaggi? Eppure, la storia che più ha avvinto cercatori e appassionati del mistero è un'altra. Durante il restauro della chiesa, in un pilastro della balaustra vennero ritrovate delle antiche pergamene. Gérard de Sède fu il primo a tramandare la notizia di questa scoperta, la cui fonte era la viva voce di Pierre Plantard. Plantard, politicante e attivista negli anni travagliati in cui monarchici e repubblicani lottavano per il predominio, aveva uno scopo, legittimare il priorato di Sion, un ordine di cui si dichiarava gran maestro. L'ordine tutelava la tradizione della linea di sangue reale di Gesù, che passando per la Maddalena e la stirpe dei Merovingi, giungeva all'ultimo erede di tale reggenza, lo stesso Plantard. Per raggiungere il suo obiettivo, non esitò ad avvalersi della collaborazione di Philippe de Cherisy, noto enigmista, che contribuì alla realizzazione delle prove. Alcuni documenti che permisero la ricostruzione genealogica dei re di Francia e pergamene cifrate che, decodificate, misero in luce questo messaggio. A Dagoberto II, re, e a Sion appartiene questo tesoro, ed egli è là morto. Il nome di Dagoberto II, ultimo re merovingio, è fatale per far scatenare una infinità di ipotesi. Nel 1977 fu lo stesso De Cherisy che pubblicamente ammise di aver realizzato ex novo le pergamene in questione.
Sunier trovò davvero qualcosa. Forse erano solo reliquie, o forse erano informazioni riguardanti la Chiesa stessa. Dopo il Concilio di Trento, nel 1545, furono imposte regole ben precise per la realizzazione di chiese e per i comportamenti dei parroci. Sonnier, nei suoi lavori di restauro, applicò queste regole. Ma scoprì anche che, come nel vicino paese di Custossà, il sottosuolo era un formicaio di tunnel e grotte. Nella chiesa di Custossà, all'epoca retta dall'abate Gély, esiste l'imbocco di un tunnel che si snoda per chilometri passando sotto il castello legato al nome di Bianca di Castiglia, sotto il fiume e giungendo fino a Rennes-le-Château. Cosa celano questi cunicoli? Da chi furono usati nel passato? E qui lo avete sentito che la storia di Rennes-le-Château si va ad intersecare con una realtà ancora oggi avvolta nel mistero, il priorato di Sion. Una grande, grandissima bufala secondo alcuni, un fondo di verità secondo altri. Baietti, dov'è la verità? Ne sento parlare da tanti anni del priorato di Sion. Una piccola chicca, io 3 mesi fa ero a cena col monaco Silas, l'assassino del codice da Vinci. In realtà è un signore albino, amico di Henry Lincoln, che ha una casa a Rennes-le-Château, sul quale Dan Brown ha mutuato, ha creato il personaggio celeberrimo del monaco assassino dell'Opus Dei, no? Che tutti avete visto al cinema o letto nel libro. E partiamo proprio da questo aspetto, da un grand battage pubblicitario che ha dato vita a questa credenza di questa società segreta, secondo alcuni è molto miserrima, nel senso che ha una sede in Svizzera, vicino a Sion, ma è un'associazione nata negli anni 50, che nulla avrebbe a che vedere con questi grandi potentati che affondano le origini su Leonardo, su Botticelli, su Cocteau, tutti che si chiamavano Giovanni, no? Tra l'altro anche il discorso di Giovanni XXIII, sono amico personale di un nipote di Giovanni XXIII, si chiama Etienne Roncalli, che abita vicino a Rennes-le-Château. Questo ramo della famiglia Roncalli ha lasciato sotto il monte ed è andato a abitare vicino a Rennes. E la cosa è strana, perché faccia conto che Rennes-le-Château in confronto a sotto il monte è proprio una briciola, sotto il monte è una città in confronto. Perché i Roncalli lasciano sotto il monte per andare vicino a Rennes-le-Château? Etienne, che parla solo francese, mi raccontava di questo suo famoso zio, appunto Giovanni, che diventerà Giovanni XXIII, e anche questo personaggio, Giovanni, entra nel discorso del priorato di Sion. Perché tutte queste strade conducono a Rennes-le-Château? Ne parliamo tra poco, a Rebus, questioni di conoscenza, tra poco. Ben ritornati a Rebus, questioni di conoscenza. Quali misteri vengono celati a Rennes-le-Château? È quello che vogliamo cercare di capire questa sera a Rebus. Il nostro spirito, lo ripeto sempre, è lo stesso. Vogliamo capire e conoscere, mossi solo ed esclusivamente dalla verità, qualunque essa sia. Tomatis, in questa storia a un certo punto entrano in gioco delle entità misteriose. Il priorato di Sion, la discendenza del San Graal, e cioè quella che potrebbe essere, ipoteticamente, la discendenza dell'unione tra Gesù Cristo e Maria Maddalena addirittura, cioè il sangue sacro, da cui poi la storpiatura di San Graal e l'ipotesi del calice dell'ultima cena. Tutto va a concentrarsi su Rennes-le-Château. Cominciamo dal priorato di Sion. Bufala o qualcosa che ha un fondo di verità? Ma è un'operazione geniale quella del priorato di Sion, frutto di due personaggi che sono degni dei migliori romanzi gialli, che sono Pierre Plantard e Philippe de Chérisy, che io apprezzo in modo particolare perché come me si dilettava di enigmistica. Plantard, l'Arthur Conan Doyle del complottismo monarchico, possiamo definirlo. La nuova operazione è stata geniale perché, scoperto questo personaggio di Sonnier, che per tutta la vita ha evocato questo re perduto che avrebbe riportato i fasti della monarchia, si innestano in questo filone monarchico proponendo addirittura un re, cioè lo stesso Plantard. Iniziano a compilare una serie di pergamene in cui Plantard risulterebbe l'ultimo discendente dei Merovingi.
Negli anni Ottanta questa stessa leggenda, questa mitologia viene a sua volta modificata, questa volta dalla scuola inglese, Bagent, Lee e Lincoln, gli ispiratori del codice da Vinci, non soltanto confermano la discendenza di Plantard dai Merovingi, ma addirittura collegano i Merovingi a Gesù Cristo, cosa che ha sorpreso addirittura lo stesso Plantard, che sicuramente un po' ridendo sotto i baffi, non ha confermato, non ha negato, ma si è trovato discendente di Cristo da un giorno all'altro. È possibile allora, la domanda, che la Bessonnière nei sotterranei della chiesa di Rennes-le-Château non abbia trovato semplicemente un tesoro, ma addirittura la tomba, la sepoltura di un personaggio molto importante, di un personaggio regale? Questa è la domanda. Nell'archivio generale di Carcassonne esiste documentazione di queste gallerie. Inoltre, i registri parrocchiali tenuti dal 1694 al 1726 attestano che esisteva dentro la chiesa una tomba dei signori di Rennes. Certo, la chiesa custodiva sicuramente la sepoltura di una persona di alto lignaggio, come testimonia la fascia decorativa ormai consumata dal tempo all'esterno dell'abside. Fu questa la scoperta. Esistono davvero dei segreti nella vita di Bérenger Saunière. Un uomo passionale e con una potente forza di volontà, tale da realizzare un piano quasi impossibile per un semplice curato. Dotato di capacità oratorie, schierato politicamente per la monarchia, ispirato forse alla figura di Giovanna d'Arco, di cui ritroviamo tra l'altro un'immagine su un libro in suo possesso, che diviene il modello per la Maddalena che lui stesso dipinge, o fa dipingere, sotto l'altare della chiesa. Egli ricorre a tutti i mezzi in suo potere per ridare dignità e lustro alla sua parrocchia. Fu proprio il fervore antirepubblicano che gli fruttò il primo obolo di circa 3.000 franchi da parte del conte e della contessa di Chambord. Prese di posizione in politica e fede religiosa si accavallavano nella vita del curato. Nel 1891 il paese riceve la visita di un missionario, padre Ferrafià. Quel giorno faranno la prima comunione 24 ragazzi e si inaugurerà l'installazione della statua della Madonna Notre Dame de Lourdes. Sulla pietra del basamento la M e la A figurano sovrapposte. Un errore dell'incisore o soltanto la ripetizione di una abbreviazione come figura in molti altri testi o libri di preghiera dell'epoca? Bérenger Saunière nutriva una profonda devozione per la signora di Lourdes, tanto da ricostruire una grotta che ricordasse quella di Bernadette. Lo fece trasportando dalle terre del circondario pietre calcaree leggere ma suggestive, che potessero donare un aspetto naturale alla sua ricostruzione. Su una sorta di inginocchiatoio in pietra, egli ingloba dei sassi a comporre una scritta. KXSLX. A fianco lascia scorrere una piccola cascatella d'acqua. L'acqua assume un ruolo importante nel progetto di Saunière. La stessa Rennes si trova su una gigantesca polla d'acqua. Questo genera delle anomalie nella griglia magnetica che avviluppa il nostro pianeta e crea una potente cassa di risonanza energetica. L'altitudine e la presenza d'acqua hanno fatto sì che da sempre il territorio di Rennes sia stato adibito a luogo di culto, una sorta di genius loci, di vocazione intrinseca che continua a sortire i suoi effetti su abitanti e visitatori. Saunière seppe sfruttare ciò che la natura regalava. Fece sorgere gli elementi più importanti del suo complesso architettonico su serbatoi di acqua, sotto la Torre Magdala, sotto il camminamento e il giardino d'inverno, sotto lo studio vicino al cimitero. Tra i suoi scopi sembra quello di far divenire Rennes un luogo di pellegrinaggio. Baietti, allora l'abbiamo sentito, l'ipotesi è stata messa sul tappeto che nei sotterranei della chiesa si possa celare una importante sepoltura, ma a tutt'oggi non esistono delle prove, insomma, definitive. Sta di fatto che però, come ci diceva prima, gli interessi per questo luogo sono tanti e molteplici. Addirittura ci raccontava da indurre
persone vicine al papato a trasferirsi di punto in bianco in questo luogo. E i suoi tanti anni di ricerche, si è dato una spiegazione, ha trovato una motivazione anche ipotetica a tutto questo? Ovviamente nel corso di questi 22 anni anche ho cambiato ovviamente il mio punto di vista proprio in base anche alle nuove scoperte, ai nuovi fatti. Questo è un segno di intelligenza. Grazie, la ringrazio. Anche perché ovviamente in un primo tempo ero molto affascinato da questo discorso delle famose pergamene che poi si è visto nel corso del tempo. Essere un falso. Un falso e quant'altro. E quindi bisogna ammettere quelli che sono i dati oggettivi. Ad esempio anche il discorso della tomba della Marchesa De Negri, si dice come mai la tomba di Liverpool era sotto, come in tutte le chiese, nella cripta, e questa marchesa era sepolta al di fuori. E si è parlato, ho letto su alcune pubblicazioni, che questa tomba in realtà non ce l'asse la marchesa, ma ce l'asse chissà che cosa, la Maddalena, punto di domanda. In realtà c'è stata una legge, un decreto dell'epoca di Luigi XV, adesso non mi ricordo se XV, che quindi vietava il seppellimento appunto all'interno delle chiese, quindi avremo una prova oggettiva del fatto che anche una nobildonna nel 1781 può essere sepolta al di fuori della chiesa. Quindi vedete che ci sono tanti vari aspetti. E un dato oggettivo però della ricchezza di questa zona è provato dal fatto che non lontano da Reims, insomma vicino a Carcassonne, c'è l'ultima miniera d'oro d'Europa che si chiama Salsigne, che chiude 4 anni fa, nel 2004. L'ultima miniera d'oro d'Europa, caso strano, a un tiro di schioppo da Reims-les-Châteaux, testimoniare il fatto che appunto è una zona in cui la presenza dell'oro era tangibile. Ma non a caso nelle strade, nelle vie di Reims-les-Châteaux la parola tesoro riecheggia ancora oggi, dopo aver abbondantemente superato l'anno 2000. Ma la domanda, Tomasi, da questo punto, come diceva un personaggio, sorge spontanea, perché com'è possibile che ancora oggi non si sia arrivati a una parola definitiva su questo mistero? Degli scavi ci sono anche stati, eppure non si è mai arrivati a una soluzione definitiva a questo mistero. C'è o non c'è qualcosa sotto questa chiesa? E perché non si riesce ad arrivare a un dunque? Io coordino un gruppo di studio di 12 di persone che insieme a me vanno sul posto, raccolgono materiale. Abbiamo trovato davvero 12 di documenti, addirittura precedenti alla nascita del parroco di Reims-les-Châteaux, che parlano di miniere d'oro, di depositi di lingotti custoditi dal diavolo. Quindi è un'area in cui talmente tante storie si sono mescolate che oggi cerchiamo un po' di dipanare questo groviglio come se si trattasse di una storia soltanto. Io uso sempre l'immagine del puzzle. Se noi apriamo tre puzzle diversi e li mescoliamo tutti insieme, è naturale che poi una terza persona non riuscirà a ricomporre un'immagine unica, perché ogni pezzo va collocato nel puzzle corretto, per cui ogni storia deve essere collocata nella sua epoca, nella sua era, e quindi soltanto... E quanti sono i puzzle da ricomporre? Sono tantissimi, perché se pensiamo che l'area è stata visitata prima dai Celti, poi dai Romani, poi dai Visigoti, poi dai Franchi... Sì, però ci sarà stato un motivo del perché tutte queste storie sono poi andate ad intrecciarsi in questo luogo, a cominciare dalla storia delle storie, cioè la storia narrata dai Vangeli, fino alle storie più infinitesimali, se vogliamo, quella della Bessoniera, perché tutto va ad intrecciarsi in questo luogo? Era un ameno luogo di campagna, eppure... Io penso che la miccia è stata toccare la figura di Gesù, perché mentre era in vita Sonnier i paesani si chiedevano dove avesse preso tutti questi soldi. Negli anni 60 nasce il priorato di Sion e si chiedevano se sotto la chiesa ci fosse sepolto l'ultimo dei re merovingi, e la faccenda inizia ad avere una dimensione regionale e nazionale. Quando esce il bestseller Il Santo Graal nel 1982, lì scoppia il caso mondiale, e il successo del Codice da Vinci lo testimonia. Una vicenda che da un fatterello locale si è allargata a livello mondiale, testimonia la grandezza e la potenza narrativa di tutti questi miti che qui si intrecciano. Sta di fatto che le ipotesi sul piatto inizialmente per risolvere il mistero dell'origine dei fondi, della pecunia utilizzata da Sonnier, sono due: da una parte la possibilità del ritrovamento di un tesoro sotterraneo, dall'altra la possibilità di un ritrovamento sì di un tesoro, ma non di natura economica, ma di natura documentale. La Bessonnière potrebbe aver scoperto il documento probante
dell'origine dei Merovingi, di quindi della discendenza diretta di Gesù Cristo, una verità totalmente scomoda per la Chiesa e per un nucleo variegato di interessi, una verità che doveva essere messa a tacere col denaro. Quale di queste due ipotesi è praticabile? Ne parliamo tra poco. Rebus, questione di conoscenza. Ben ritornati a Rebus, questioni di conoscenza, i misteri legati a Rennes Le Château, il tesoro che l'abate Saunière potrebbe aver utilizzato per rendere questo luogo grandioso in soli 12 anni. Dicevamo prima dell'interruzione, due possibilità furono messe sul piatto inizialmente. Un tesoro pecuniario, cioè un vero e proprio ritrovamento di gioielli, di monete nei sotterranei, utilizzati poi per tramutarle in denaro corrente e quindi realizzare quei lavori, oppure addirittura un segreto talmente scomodo da dover essere messo a tacere con ingenti somme. Che fine fanno queste due ipotesi, Baietti? Questa seconda ipotesi è molto affascinante, ovviamente, dove c'è la parola segreto, mistero, uno ci si butta a capofitto. C'è da dire, partiamo su un dato oggettivo, Saunière pagava i suoi operai, i suoi muratori, i suoi ebanisti in franchi. Quindi se avesse trovato un giacimento d'oro, di pietra preziosa, avrebbe dovuto trasformarlo e dubito che sarebbe riuscito a mantenere questo segreto portandosi sacchi e sacchi di... C'erano dei viaggi che lui faceva, sì, aveva degli spostamenti che potevano essere in qualche modo assimilati a un movimento di ricettaggio, però... Un autore francese, Henri Duzet, parla ad esempio, ovviamente sono dati che ha messo lì in un suo libro, di un appartamento, avrebbe trovato il certificato di una affitto che lui teneva di un appartamento a Lione. Lione è una città particolare, però appunto io rimando al libro di Duzet, perché ovviamente sono fonti sue che io ho soltanto letto sul suo libro, che conosco personalmente. Questa ipotesi più che mi tramonta. Ma diciamo che è affascinante, come dicevo prima, però io credo che Saunière avesse a disposizione dei franchi che probabilmente gli venivano consegnate da delle persone in carne ed ossa, cioè per svariati motivi, ovviamente potrebbe esserci una pista politica, una pista massonica, non dimentichiamo anche questo legame con la massoneria molto forte qui nella zona. Ci arriviamo a piccoli passi a questo. Tomatis, questa prima ipotesi quindi tramonta abbastanza rapidamente, proprio per questa motivazione. Quell'enorme tesoro che poteva essere l'origine di questa ricchezza non poteva passare inosservato, e invece è passato inosservato. Quindi la seconda ipotesi, e cioè che Saunière avesse trovato la prova provante della discendenza di Gesù Cristo e della Maddalena, una verità talmente scomoda da essere azzittita con soldi sonanti. Questa ipotesi invece che fine ha fatto? L'ipotesi del ricatto al Vaticano nasce proprio negli anni 80, come dicevo, nel libro Il Santo Graal del trio Lee, Bagent e Lincoln. È di nuovo un'ipotesi che però si basa su dati reali, non tanto perché dei problemi col Vaticano li ha avuti, perché ha subito un processo ecclesiastico, è stato sospeso, eccetera. Ma se poi andiamo a leggere i documenti dell'epoca, io grazie ai miei collaboratori abbiamo tradotto l'intero dossier processuale, scopriamo che la lotta col Vaticano c'era, ma era di tutt'altra natura, cioè era proprio una lotta sul fatto che lui aveva speso dei soldi raccolti per fini ecclesiastici per costruire una villa che poi avrebbe regalato a una comune cittadina che era la sua perpetua. Quindi sono tutte storie che hanno un interessantissimo fondamento e che poi invece fioriscono di ipotesi che sono molto suggestive, fanno vendere tanti libri, però mancano di solidità documentale. La mia passione è proprio quella di trovare i documenti alla base di queste leggende. Quindi ad oggi, secondo lei, questa ipotesi che percentuale di probabilità può avere? Da 0 a 100, insomma. Io penso che mi sposterei più su
un ricatto ad altri ambienti, perché col Vaticano è chiaro che la contesa era quella. Alcune ipotesi molto recenti sostengono che il fratello di Sonnier avrebbe sottratto un archivio della massoneria e che poi sarebbe stato pubblicato proprio in un paesino vicino a Rennes-le-Château, scatenando, un po' come quando erano stati pubblicati le liste della P2 pochi anni fa, questo avrebbe scatenato un grosso terremoto. Chissà che questi soldi non arrivassero proprio per finanziare queste attività eversive da parte di questi sacerdoti del Midi della Francia contro la massoneria. Questa è un'ipotesi molto recente e che però sta prendendo solidità. Questo infittisce notevolmente il mistero, perché come diceva lei prima, proviamo a mettere insieme qualche tassello di questo puzzle. Da una parte abbiamo un abate che trasforma una tranquilla e anonima chiesa di campagna in una reggia quasi. Dall'altra abbiamo un sottofondo di possibile ricatto fatto nei confronti della Chiesa, fatto nei confronti della massoneria, quindi comunque di interessi forti, di poteri forti. E dall'altra parte un oggettivo fiume di denaro che corre e scorre proprio a Rennes-le-Château. Ed è stranissimo che in un paesino di campagna, come dire, fioriscano soldi come se ci fosse la cornucopia. Questi tre tasselli, proviamo a metterli insieme. Che cosa potrebbe legarli? Ma penso che se fosse vissuto allora Nanni Moretti avrebbe fatto un film su questa cosa. Il caimano sarebbe stato Béranger Sonnier, e la domanda era sempre quella: dove ha preso i soldi? Secondo me è l'archetipo che ci fa essere segretamente invidiosi di una ricchezza come quella di questo sacerdote, è interessati a capire il meccanismo, ma come ha fatto? E penso che il sovrapporsi di livelli diversi, e chissà se non c'è anche un sostrato archeologico per questa ricchezza, perché è certo che riceveva tante donazioni, è ancora incerto il motivo, sicuramente lui le stimolava chiedendo soldi per costruire opere di misericordia per la Chiesa, ma se a questo si unisse anche qualche ritrovamento, ci sono... Se fosse stata solo quella la spinta, avrebbe a malapena affrescato... come dire, avrebbe a malapena imbiancato le pareti. Esatto, forse. Anche se è interessante andare a consultare i giornali dell'epoca, aveva spedito migliaia di annunci su tutte le riviste religiose di inizio Novecento. Chissà però che non si aggiunga anche qualcosa di concreto, di archeologico, e sembra che le ultime rilevazioni archeologiche del sottosuolo della Chiesa rivelino proprio l'esistenza di una cripta che chissà, poche cose, forse qualche gioiello, forse qualche documento sulla fondazione della Chiesa, ma è molto bello scoprire che quando si va a cercare i documenti originali tutte le ipotesi continuano a restare in piedi, qualcuna viene abbandonata, ma resta questo sostrato in qualche modo misterioso e enigmatico che ci porta a continuare le indagini. Paglietti, allora facciamo somma e totale, abbiamo chiuso la porta legata all'ipotesi che nei sotterranei della Chiesa di Rennes-le-Château la Bessoniera avesse trovato un ingente tesoro, gioielli, monete e quant'altro. Tomatis non chiude, mi sembra, definitivamente la porta che riguarda il ricatto e l'attrito nei confronti della Chiesa, però ne apre una terza di porta, quella legata a un altro tipo di ricatto che basa i suoi connotati su questa comunque misteriosa ingente quantità di denaro che confluisce nelle tasche di Sonnier. La sua opinione qual è? Io ne apro una quarta sul territorio. Ne parlo nel mio ultimo libro, Lo specchio inverso, lasciando Rennes-le-Château come una parte, cioè un tassello, un semplice tassello, concentrandomi maggiormente su altri paesi che sono nei dintorni. Ad esempio, il 17 gennaio di ogni anno avviene un fenomeno ottico particolare, per cui ci sono tutti gli anni molte persone che vanno a Rennes-le-Château per vedere il famoso albero di mele blu, ossia il sole illuminando la vetrata della chiesa crea all'interno della chiesa una figura luminosa che assume la sembianza di un albero con dei pont bleu, con delle specie di mele blu. E tra l'altro erano presenti, sì, anche quest'anno come tutti gli anni, due miei collaboratori che sono amici anche di Tomatis, che si chiamano Gian Claudio Aranzulla e Carlo Stagliano, ci tengo a salutarli perché sono validissimi collaboratori, i quali l'anno scorso li ho mandati a Brenac, gli ho detto provate ad andare a Brenac, ebbene il 17 gennaio di ogni anno, tempo permettendo, avviene lo stesso fenomeno anche in questa chiesa di Brenac, che è un paese vicino a Rennes-le-Château, insomma nella vallata,
e più o meno a mezzogiorno in punto il sole, illuminando la vetrata della chiesa di Brenac, crea un albero di mele blu, una figura luminosa analoga. Allora mi ha interessato questo aspetto dei paesi intorno e ho fatto delle scoperte molto molto intriganti. Ad esempio Brenac ha una storia particolare, ha una chiesa che è qualcosa di spettacolare, un paesino proprio piccolissimo, più piccolo forse di Rennes-le-Château ancora, mai sentito nominare, se uno ci deve per forza andare. Una chiesa particolarissima dove un parroco, anche qua, la ristruttura e la dipinge in un modo molto molto particolare. Ad esempio le tavole della legge. Vi è il quarto comandamento che quasi scompare, è messo occultato, poi il decimo comandamento è messo come una doppia V, come se fosse un 5 moltiplicato per 2. Non una X, ma V e V. Perché questo modo? E poi mette, adesso non vado errato, il 14, le famose N rovesciate che ci sono, ma soprattutto mette il 14° comandamento, che qual è? Però questo era un parroco, fa tutta una serie di stranezze in questi affreschi, forse anche qua per lasciare un tassello, per lasciare un messaggio. E poi una cosa notevole, l'ho scoperta in un paese vicino a questa miniera di Selsigni, dove c'è una chiesa, dove c'è una Madonna proveniente da Savona. E ho trovato in un paese nella provincia di Savona, che si chiama Altare, un parroco che negli stessi anni di Sonniera ha fatto delle cose 10 volte di quelle che ha fatto Sonniera. Anche lui, la Rennes-le-Château italiana. Bravissimo, poverissimo, figlio di una sarta, di un maniscalco, e fa delle veramente, regalava palazzi interi, ville sontuose, cioè Villa Betagna non è neanche la dépendance di queste ville che lui costruiva. E come faceva i soldi? Lui riceveva mensilmente soldi che arrivavano dalla Francia. Noi nel corso delle ultime 4 puntate l'abbiamo raccontata questa storia, perché in effetti dalla scomparsa nella scena dei Vangeli di Maria Maddalena, cioè dopo aver accolto il Cristo nella resurrezione, scompare questo personaggio, ma la storia ci regala una serie di indizi che ci permettono di costruire una sorta di percorso attraverso il quale questo personaggio si muove, arrivando forse sulle coste francesi, ma forse sulle coste italiane, per poi spingersi verso l'entroterra. E di stranezze religiose, di stranezze cristiane e cattoliche, il luogo di Rennes e dintorni ne è piena, cominciando appunto da Rennes, dove rappresentazione della Via Crucis trova una posizione esattamente opposta a quella che è l'uso e il costume classico delle chiese cattoliche. O il demone che sostiene l'acqua santiera all'ingresso, o la stessa scritta che accoglie ogni visitatore all'ingresso di Rennes. Cosa dice questa scritta, Tomasi? La scritta isolata dal contesto è terrificante, perché dice terribilis est locus iste. L'interpretazione più affascinante e anche così divertente che ho sentito di questa scritta fa riferimento al romanesco. In romanesco, quando uno vede una cosa splendida, dice terribile. Ecco, in latino vuol dire meraviglioso. E infatti queste poche parole sono tratte dal sogno di Giacobbe, raccolto nella Bibbia, in cui lui si trova di fronte alla scala di Dio e ha questa reazione di stupore e di meraviglia. In italiano, appunto, noi a Roma lo diremmo così, con questa... Anche in onore di Rebus, il Rebus in sé come gioco enigmistico ha un ruolo immenso a Rennes-le-Château. Se noi leggiamo moltissimi libri più o meno folli dedicati a questo argomento, scopriamo che ogni elemento della Chiesa è stato visto, riletto. Faccio solo l'esempio del demone che citava poco fa. Il demone ha su un ginocchio una mano aperta e la mano ha 5 dita, per cui qualcuno dice, leggiamolo come un Rebus, 5 si dice Sank, il ginocchio è Genou, per cui San Genou potrebbe essere San Genou, un santo la cui ricorrenza cade il 17 gennaio, il giorno delle mele blu, oppure appunto la sacra progenie, la sacra... È vero che in qualunque chiesa del mondo si potrebbero fare questi giochi, ma Rennes-le-Château sono più belli, funzionano meglio e quindi continuiamo a farli, divertendoci. C'è di fatto che... molti dei misteri di Rennes-le-Château conducono poi nei suoi sotterranei, oppure nella cripta segreta. Quali misteri allora devono ancora essere svelati su questo luogo? Sentiamo. Ma
Ma tutto questo aveva un costo. E a questo punto l'attività di Saunier si tinge di giallo. Il vescovo Biard, alla cui missione del 1897 fu dedicato il calvario posto tra la grotta e l'ingresso della chiesa, fu processato per simonia, ossia traffico di messe, e sospeso a Divinis per la gestione sospetta delle risorse dell'arcivescovato. L'abate Gély, curato di Custossat, uno degli amici di Béranger, fu trovato morto il 31 ottobre 1897 nel suo presbiterio, con il cranio fracassato e il corpo ricomposto dopo l'assassinio. Eppure, una domanda rimane. Come poteva un curato, il cui introito era di 900 franchi l'anno, investirne 1000 in azioni delle ferrovie? Un altro tassello alla storia lo mette la figura di Henri Boudet, curato di Rennes-les-Bains. Mentore del giovane Saunier, Boudet è un uomo di cultura. Scrive nel 1886 La Vraie Langue Celtique e Le Chrome Lec de Rennes-les-Bains, un libro complesso di linguistica e archeologia. Di particolare interesse è il capitolo sui Cromlech. Egli afferma che secondo i suoi studi e i suoi rilievi, uno dei grandi Cromlech, dove i druidi si riunivano in assemblea per i rituali e le decisioni importanti, si trovava proprio a ridosso di Rennes-les-Bains, confermando anche la presenza di cunicoli e grotte, dove forse, in tempi a seguire, furono nascosti tesori appartenenti a varie epoche, da quelli visigoti, ai templari, ai tesori delle famiglie nobili al tempo delle rivoluzioni. L'abate Saunier lesse quel libro e forse si appassionò alla ricerca di un tesoro. Boudet muore nel 1915. Il curato giace nel cimitero di Axa. Sulla sua lapide una piccola pietra porta incisa una sigla che, letta al contrario, diviene 310-11. Il suo libro contava 310 pagine e a pagina 11 tutti estraggono questa riga: la chiave della lingua celtica. In realtà il passo completo dice: tutte le osservazioni successive portano a pensare che la lingua sanscrita darà forse la chiave della lingua celtica, e si crede a ragione che i Celti siano venuti dall'Asia, culla del genere umano. Ma di tombe se ne incontreranno molte in questa storia, come la tomba di Gély nel cimitero di Custossat, che alcuni dicono inclinata a puntare verso Rennes-le-Château, ma che abbiamo visto, bussola alla mano, non essere assolutamente vero. La più importante, anche perché documentata, è quella scoperta e annotata sul diario di Béranger Saunier il 21 settembre 1891. Saunier annota: scoperta una tomba. La sera piove. Durante i lavori presso l'altare della chiesa viene sollevata una pietra rettangolare detta Dalle de Chevalier. Sotto la dalle, alcune testimonianze dicono sia stata ritrovata una tumulazione che sembrava essere di epoca carolingia. Un cranio con fessurazione rituale e suppellettili. Ma non vi è prova documentale di questo. Probabilmente la dalle trovata rovesciata non era che il riuso di materiale, come da sempre accade in architettura. Ma allora, a cosa si riferisce la frase appuntata da Saunier? La chiesa, precedentemente, aveva due altari. Nello smantellamento di quello dedicato alla Vergine, è possibile che sia stato trovato l'imbocco alla cripta sotterranea, che quasi sicuramente soggiace alla chiesa stessa. Il vano viene successivamente chiuso per essere occupato dalla scaletta che porta al nuovo pulpito, come dalle nuove norme tridentine. Forse Saunier aveva trovato l'accesso alla tomba dei signori. Il rapporto degli scavi realizzati tra il 1929 e il 1959 da tale Chollet mostrano l'esistenza di scale, passaggi e gallerie sotto la chiesa, e nel 2001-2002 rilievi effettuati con il GPR, ossia High Resolution Ground Penetrating Radar, rivelano strutture interne al pavimento della chiesa e una possibile cripta. Dunque, Baietti, quali sono allora, se ce ne sono ovviamente, i misteri ancora da svelare su Rennes-le-Château e la sua cripta in particolar modo? C'è ancora moltissimo da parlare su Rennes. Abbiamo messo sul tappeto ormai talmente tanti interrogativi. Esatto.
sarà una scusa per poter tornare qui in trasmissione. Ne riparleremo infatti. E di questa cripta si è parlato molto, anche di queste indagini che sono state svolte dall'Università di Macerata, il professor Barattolo con una troupe. Ci sono stati anche dei misteri in questa spedizione con alcuni personaggi, ma se ne è parlato appunto a suo tempo, quindi inutile ritornarci sopra. E io ammetto appunto di non avere mai fatto studi specifici su questa cripta, eventualmente se poi ne vuole fare un intervento Tomatis. Quello che invece mi interessa molto è il discorso che di questa chiesa non si è mai detto che la struttura della chiesa non finiva dove finisce adesso. Il muro dove c'è il famoso, dove c'è l'ingresso, dove c'è una sorta di rilievo in cui c'è il Monte delle Beatitudini, non era lì, ma era spostato di un 3-4 metri, dove oggi c'è appunto la sacrestia. Ecco. Oggi addirittura il muro della chiesa finisce dove ci sono i bagni di questa sacrestia. E che cosa c'era lì? Poi anche sotto si parla appunto di famose stanze segrete, di strani luci, di strani fatto di un cane che sarebbe sparito sotto questa chiesa, poi ritrovato vivo, quindi avrebbero sentito abbaiare sotto la chiesa. Sicuramente, come dicevo prima, relativamente al castello, ogni castello che si rispetti ha dei sotterranei. E Re Le Chateau potrebbe essere bucherellato proprio tutto il paese di questi sotterranei. Insomma, Tomatis, è possibile che il segreto che ci suggerisce, l'ennesimo segreto su Ren che ci suggerisce la cripta è che la connotazione di quel luogo era profondamente diversa in un'altra epoca, e forse la Bessoniera in qualche modo ha cercato di recuperare quella connotazione, una connotazione che la legava forse più a segreti regali, di stirpi, di quant'altro, piuttosto che a tradizioni religiose. È esattamente così. Noi abbiamo la prova che Soniera aveva ritrovato un registro parrocchiale, ancora oggi consultabile, del 1600, in cui si parla esplicitamente di sepolture sotto la chiesa, di una contessa, di una marchesa, eccetera. Per cui abbiamo la prova documentale, questo è un po' quello che mi muove. Al di là delle grandi ipotesi che si possono fare, trovare un sostrato documentale. Quindi sulla presenza di una cripta possiamo dire che i documenti la confermano enormemente. La chiesa deve essere ancora trovata, però. Esatto. Dovrebbe esserci. E anche i rilievi che sono stati fatti di recente con il GPR sembrano proprio indicare delle strutture iperboliche che sembrano chiaramente delle volte. Avendo restaurato lui stesso il pavimento della chiesa, io trovo improbabile che non lo abbia scoperto. E se lo ha scoperto, chissà che non abbia fatto un'incursione, chissà che poi non abbia chiuso il tutto. Dobbiamo pensare che in origine questa chiesa era attaccata al vecchio forte, un forte che si trovava sulla collina, che è stato completamente distrutto e ricostruito poco distante. Per cui era la chiesa del castello ed era la cosa più ovvia che all'epoca i re. Tutto questo, anche se per una piccola parte, ci riporta ancora una volta al mistero del Sangra, del sangue reale, di quella possibile stirpe regale originata dall'unione tra Gesù Cristo e la Maddalena. Un'unione e una discendenza che in Re Le Chateau potrebbero aver trovato un luogo di concentrazione, un luogo strategico. Di questo parliamo tra poco. Rebus, questioni di conoscenza, restate con noi. Ben ritornati a Rebus, questioni di conoscenza. I misteri di Rennes Le Chateau, che cosa si nasconde attorno a questa chiesa, sulla figura emblematica della Bessoniera e di questo fantomatico tesoro che avrebbe ritrovato o che si sarebbe fatto, elargire in cambio di silenzi. Di questo ci stiamo occupando questa sera a Rebus. Allora, parlavamo della cripta, parlavamo dell'ipotesi che i connotati di Re Le Chateau nel passato fossero di diversissima natura, una natura che legava a doppio mandato questo luogo con discendenze regali. Allora, a Tomatis vorrei chiedere se in questo ci vede un ritorno all'ipotesi del Sangral, del santo del sangue reale e quindi della stirpe, delle stirpi potremmo dire, oppure no?
Ma c'è un filo conduttore che è questa figura del re, che è stata variamente interpretata nel corso dei secoli e degli anni. Il re era un personaggio politico che avrebbe restituito il primato della monarchia. Successivamente questo re è diventato altro, è stato identificato con Gesù Cristo, per cui persone diverse ci hanno visto cose diverse. Io sono convinto che gran parte del fascino di René Le Château sia la sua natura, un po' di macchia di Rorschach, quelle macchie che usano gli psicologi, in cui non c'è nulla, ma lo psicologo ti chiede che cosa vedi, ognuno vede cose diverse. René Le Château consente proprio di vedere quello che uno vuole trovare, una frase anche del libro di Giorgio che mi è piaciuta, cioè che René Le Château in fondo ti offre la possibilità di vedere te stesso e vedere le cose che ti piacciono. Ecco perché è un po' il successo di questo luogo e il successo editoriale di tutti quelli che ne hanno parlato. Il re è l'investitura regale, non a caso forse la Bessonnière dedica uno dei luoghi più interessanti di René Le Château a Betania. L'unzione di Betania è quell'episodio in cui Maria Maddalena avrebbe, ungendo i piedi di Gesù Cristo, lo avrebbe investito della sua carica regale, lo avrebbe in qualche modo incoronato come figlio dell'Altissimo. E questa figura del re e della regalità la ritroviamo sempre a René Le Château. Vero, Baiet? Certamente. Beh, questo discorso della Maddalena che unge i piedi di Cristo è proprio presente nella chiesa con una bellissima vetrata che è sopra l'altare, in cui sembra che la Maddalena esca da sotto un tavolo. Ma anche il discorso relativamente ad un mistero che si collega ad altri misteri, tasselli, ad esempio quello di alcuni scrittori, Maurice Leblanc con Arsenio Lupin e Jules Verne. Mi direte, non c'entrano nulla, sono personaggi del nord della Francia, l'ambientazione dei romanzi di Leblanc è la Normandia. Però, chissà perché, ci sono dei tasselli che rimandano a René Le Château, ai dintorni di Rennes, non dimentichiamo questa montagna misteriosa. Anzi, mi sembra di capire che ultimamente sia una delle tesi in assoluto più sostenute. Certamente. Qualcosa che aveva a che fare con? Aveva a che fare con il meridiano di Parigi. Oggi si basa su Greenwich, però anticamente, all'inizio del secolo, del Novecento, c'era questo meridiano di Parigi. Un punto di riferimento per tutto il mondo. La grandeur francese voleva questo suo meridiano che passava vicino a René Le Château, insomma, nei dintorni. Questo cosa ci suggerisce? Ci suggerisce questo discorso relativo ad Arago. François Arago era il direttore di questo centro, ma era un uomo della zona di René Le Château, nato ad Estagel, un paese a 35 km da René Le Château. Jules Verne celebra il personaggio di Arago nel suo libro sulla vita d'Ardentor, addirittura fa una pubblicità ad Arago esaltando la figura di questa famiglia come una delle più grandi di Francia, e quindi lui era entrato probabilmente a conoscenza dei misteri di questa regione tramite gli Arago, e non a caso nel Codice da Vinci ci si sofferma su questi medaglioni che consentono al protagonista di arrivare alla tomba della Maddalena. È un'enormità il numero di strade che conducono a René Le Château, ed è incredibile anche come, soffermandosi nello studio di questo luogo, ponendosi domande, si ottengono altre domande. Cioè, invece che ottenere risposte, non si fa altro che moltiplicare i dubbi, le incertezze, i misteri. Questi misteri la Bessonnière se li è portati nella tomba, perché nel 1917, quando scompare e si chiude una delle parentesi storiche di René Le Château, questi misteri, come dire, rimangono in sospeso. Che cosa gli succede? L'interesse per i sotterranei si evince anche dalla foga e segretezza con cui l'abate procede in quegli anni. Scava nel cimitero, fa costruire un ossario e uno spazio chiuso dall'esterno tra la sacrestia e l'attuale coro. Dall'interno, l'accesso a questa stanza segreta è nascosto da un armadio in legno, che crea una cortina lungo tutta la parete. Lo spazio misterioso non è pavimentato, è lasciato allo stato grezzo, e l'unica fonte di luce è un piccolo oblò nel muro. Probabilmente è proprio da qui che l'abate accedeva alla cripta. I ritrovamenti effettuati dagli scavi di Saunière non possono però restare del tutto segreti. Egli ha bisogno di consigli e aiuti. Il 29 settembre l'abate scrive: visto il curato di Nevian, presso Gély, presso Carrière, visto Cross e Secret.
Su questo si è imbastito un altro enigma. V. Cross e Secret. Inteso da alcuni autori come visto Cross e segreto. Cross era il nome del vicario generale della diocesi e braccio destro di Bian. E Secret? Come da altri documenti autografi, in questo caso Guilhelm Secret de l'Évêché, cioè Guilhelm segretario del vescovo, verifichiamo che Secret non è altro che l'abbreviazione di secrétaire, ossia segretario. Enigma risolto. Nel frattempo, i lavori a Villa Betania continuano, ed è proprio tra il 1891 e il 1897 che Saunière incrementa l'attività che gli permette di incamerare soldi facilmente. Il traffico di messe. L'affare sembra coinvolgere anche alcuni suoi confratelli. Gély, lo stesso Billard, e il fratello di Béranger, Alfred. Come da raccolte epistolari, risulta che i due fratelli intrattenessero relazioni commerciali. Di quali rapporti si trattava? Traffico di messe o ricettazione? Considerando che Alfred frequentava ambienti agiati e aveva possibilità di numerosi contatti con persone importanti, è logico presumere che fossero possibili entrambe le ipotesi. Un'ulteriore prova del traffico di messe è rappresentata dai diari tenuti da Béranger con grande cura e precisione. In questi diari sono annotati mesi e mesi di richieste e di incassi. Certo, questa non può essere la sola fonte della ricchezza necessaria per la costruzione del dominio dell'abate, ma sicuramente ne è una buona parte. Inizia il periodo più difficile per Béranger Saunière. I soldi scarseggiano. Billard e Gély sono morti. I rapporti con la famiglia peggiorano. Inoltre, il nuovo vescovo di Carcassonne inizia un'indagine sulle finanze del curato di Rennes-le-Château. Indagini che porteranno a un processo e alla sospensione ad divinis dall'ordine religioso. Fino alla sua morte, Saunière sarà impedito nel dire messa, cosa che continuerà a fare, trasgredendo gli ordini, in una piccola cappella di Villa Betania. Gli ultimi 10 anni di vita del curato sono costellati da gravi problemi finanziari. Ricorre a prestiti, testimoniati dalle numerose cambiali rinvenute tra la sua documentazione. Giunge al punto di ipotecare la proprietà presso il Credito di Francia per un importo di 6.000 franchi nel 1913. Nasce la questione riguardante la successione. Vengono redatti diversi testamenti. Ma i fatti principali sono che il vescovo rifiuterà l'eredità così come la stessa famiglia di Saunière. A questo punto l'unica legataria dei beni resterà Marie Denarnaud. Alla morte del curato, Marie continuerà a vivere nel presbiterio, trascorrendo i suoi ultimi anni in solitudine e in povertà. Nel 1945 compare sulla scena Noël Corbiu. Corbiu passerà molto tempo con la vecchia Marie, la quale alla sua morte lo nominerà erede universale. L'unico tesoro che egli riuscirà a trarre dal dominio del curato sarà un ristorante nel quale racconterà, giungendo alla farsa in costume, la storia della vita misteriosa dell'abate Saunière. Ha inizio il romanzo di Rennes-le-Château. Fatti veri e leggende sono già intrecciati. Aietti, ce n'è un altro ancora di mistero che riguarda Saunière e la sua tomba. Esatto. La tomba di Saunière è stata spostata dal cimitero nel giardino della Villa Betania. Quindi per vedere la tomba di Saunière bisogna pagare un ingresso di 4 euro per entrare nel museo. È stata spostata perché si parlava appunto di persone che volessero asportarne addirittura l'intera bara. Io stesso ero a Rennes-le-Château appunto quando sono arrivati i gendarmi per trarre in arresto una persona che cercava di entrare di notte e nella chiesa e nel cimitero. Oggi nel cimitero non ci si può più entrare, possono entrare soltanto persone del paese che hanno quindi un defunto lì. Ebbene, pochi mesi fa ero a Rennes-le-Château, c'è stata un'intervista col sindaco Lhuillier, che era tra l'altro un colonnello delle forze armate francese,
si parla del braccio destro di François Mitterrand. Ebbene, Lullier mi ha raccontato che quando hanno aperto la tomba di Saunière per la traslazione della salma, hanno trovato uno scheletro, era alto 1,90 m, quindi veramente una persona molto alta, e con un vestito addosso che poi si è dissolto al contatto dell'aria, aveva tre dita, c'era ormai lo scheletro, poste sul cuore che tenevano un messale. E questo a riprova del fatto che nella tomba di Saunière c'era veramente lui, perché si parlava che ci si fosse trovare uno sciacallo, due persone, lui e Marie de Narnaud, si parlava di una sepoltura comune, qualche cosa di strano. In realtà hanno trovato questo scheletro di questa persona altissima, che teneva appunto tre dita, scheletrito ovviamente, appoggiate su un messale. La salma è stata poi traslata nella nuova tomba che è tuttora Che visibile. Simbologia ha? Cioè, che interpretazione viene data a questa posizione? Beh, ovviamente un aspetto religioso della Trinità, ecco, tre dita appoggiate sul cuore e sopra un messale. Un messale dell'ortodossia cattolica, ecco. Questo il sindaco ci teneva mi diceva appunto in questa intervista che buona parte dei libri che sono stati scritti su René si potrebbero buttare proprio semplicemente con questo ritrovamento, perché si è parlato che ci fosse dentro chissà che cosa, o che addirittura la tomba fosse vuota. Tutti i ricami sulle chiacchiere. Tomasi, sta di fatto che la Bessonnière con la sua morte si porta nella tomba una gran quantità di possibili risposte che avrebbe magari potuto elargire e fornire. E poi l'epilogo della sua storia, come dire, lascia un retrogusto agrodolce, questo passaggio che arriva fino alle rappresentazioni semiteatrali o cabarettistiche in ristoranti del luogo. Qual è la sua interpretazione? Se uno rilegge i documenti scritti di suo pugno, si ritrova proprio la purezza di quegli anni. Ci sono le sue omelie, ci sono le lettere che scriveva, c'erano gli appunti che prendeva. Era proprio un parroco di quegli anni. Io che ho una casa nel Canavese, in Piemonte, ho conosciuto tanti sacerdoti anziani che mi raccontavano di quegli anni. Era proprio un prete di paese. Questa figura si è completamente trasformata nel corso degli anni ed è diventato tutt'altro. Ci sono libri che ne parlano come di un sacerdote di Iside, Osiride, altri in cui dicevano che faceva dei rituali chissà di quale natura, demoniaca. E io quando guardo a quegli anni e rileggo le cose originali ritrovo un po' quella purezza che tutto questo esoterismo, tutta questa interpretazione successive hanno un po' cancellato. È possibile ritrovare quel Saunière, bisogna aver voglia di scavare, di andare negli archivi, di fare pulizia, di fare una profonda ricerca, perché altrimenti siamo condannati a queste interpretazioni simili a un cubo di Rubik completamente sballato. Siamo a ridosso della conclusione di questa nostra indagine dedicata a Rennes Le Château. Io credo fermamente che attorno a questo luogo non ci sia solo ed esclusivamente una bolla speculativa basata su inesattezze, imprecisioni o speculazioni narrative. Io credo fermamente che ci sia qualcosa di concreto ancora da capire. Su René Le Château vale la pena porsi delle domande, vale la pena attendersi delle risposte. Ci vediamo tra poco per i saluti e le anticipazioni sulla prossima puntata di Rebus. A tra poco. Ben ritornati a Rebus, i misteri legati a Rennes Le Château. Secondo noi, come dicevamo, vale la pena porti delle domande. Vale la pena ancora continuare l'indagine su questo luogo. Baietti, come la pensa? Sicuramente, vale la pena di farsi altre domande e magari non darsi le risposte. Per me Rennes Le Château è l'isola non trovata. È un luogo che è bello che ci sia, è là. Se si scoprisse veramente il segreto di Rennes Le Château, tutto sommato mi dispiacerebbe. Io invito tutti a indagare con noi. www.renleschateau.it è il punto di riferimento per i ricercatori italiani. Solo insieme si può arrivare a dare delle risposte, da soli si vaga un po' nelle tenebre della storia. Grazie ai nostri compagni di viaggio per questa indagine su Rennes Le Château, grazie a Giorgio Baietti, grazie anche al nostro amico Tomatis, e lo ricordiamo il sito www.renleschateau.it. Questo, permettetemi di consigliarvelo, è il miglior sito internet dedicato alle indagini su questo luogo misterioso.
Vogliamo capire e conoscere, mossi solo ed esclusivamente dalla verità. Questo è il nostro spirito e con questo spirito nella prossima puntata parleremo dei diritti umani. A ridosso del sessantennale, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'uomo, quei diritti rappresentano ancora un lusso per buona parte del mondo. Di questo parleremo la prossima puntata a Rebus Questioni di Conoscenza. Arrivederci.